amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Paolo Bonolis, l'amico Paolino, si è raccontato senza filtri in una recente intervista, dove ha fatto diverse rivelazioni inaspettate. Il conduttore ha parlato di reality, anche di GF VIP, e ha pure svelato chi potrebbe essere il suo degno erede. No, tranquilli, non sono io. Ecco cosa ha raccontato il nostro super Paolino. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Seguitemi anche su Telegram per non perdervi tutte le notifiche. Paolo Bonolis ha rilasciato un'interessantissimissimissima intervista a Super Guida TV, dove ha parlato dei suoi progetti futuri e non solo. Sapete che quando inizia a parlare è quasi peggio di me, no? Anzi, no, è peggio di me. Attualmente lo vediamo impegnato con Avanti un altro, il programma di successo del preserale di Canale 5. Chi di noi non ha visto almeno un piccolo spezzone di quel fantastico programma culturale? Ma la domanda sorge spontanea: cosa ha in serbo il nostro Paolino per i mesi a venire? Perché ragazzi, lo vedi, no? Lui è un estrione, non è mai fermo, ha sempre progetti da fare. Ebbene, proprio il conduttore ha fatto un po' di chiarezza proprio in queste ultimissime ore. Si era parlato nei giorni scorsi di un ritorno di Ciao Darwin, bellissimo programma, mi piaceva un casino, tanti anni fa quando lo vedevo. Notizia che però era stata smentita da Sonia Bruganelli, e lei comanda sempre e deve sempre dare l'ultima parola. È proprio vero che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna? Vabbè, non c'entra un cazzo, ma scusate. E da quanto si è intuito, almeno nell'immediato futuro, non verrà riproposto in TV, anche se Bonolis ha lasciato uno spiraglio aperto. Praticamente lui vorrebbe che tornasse Ciao Darwin, ma pare che Mediaset non siamo proprio nelle sue corde. Secondo il conduttore, un programma come Ciao Darwin meriterebbe di tornare alla ribalta. E direi proprio di sì. Detto questo, il marito di Sonius Bruganellus ha tenuto a precisare che di certo non lo vedremo impegnato in qualche reality. E fin qui non avevamo dubbi, caro Paolo, non sono programmi nelle sue corde. Non è che ci vuol molto capirlo. E infatti non ha partecipato, infatti, nemmeno alla finale del GF VIP 6, come invece era stato annunciato da più parti. Vi ricordate, no? A suo tempo dicevano tutti: oh, la finale ci sarà l'ospitato di Paolo, Paolo Bonolis andrà lì. Poi addirittura dicevano: ah, Paolo Bonolis ha accettato di andare al Grande Fratello solo se la moglie, Sonia Bruganelli, avesse deciso di poi smettere con i reali. Vabbè, niente, tutte minchiate praticamente. A proposito del suo forfait, Bonolis ha dato una spiegazione perché gli hanno chiesto, no? Ha detto: ma Paolino, perché dicevano tutti che al Grande Fratello alla finale dovevi esserci, perché non c'eri? La sua spiegazione non lascia adito a interpretazioni. E qui, raga, io gli voglio bene a quest'uomo. Ha infatti dichiarato che la sera della finale aveva da fare. Bellissimo. Per la serie, non ti dico niente, ti dico tutto, ma non ti dico nulla. Vabbè. Praticamente, avete capito, doveva andare al Grande Fratello, aveva da fare. C'aveva le sue cose da fare. Oh, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Va anche detto che il suo Avanti un altro, tra le altre cose, perché nell'intervista sono trapelate queste news, può pure considerarsi una sorta di reality. E se ci pensate, non è proprio una minchiatissima esagerata. Avanti un altro, io non è che lo guardo tutti i giorni, mi è capitato di guardare qualche spezzone. Alla fine forse più reality Avanti un altro sono più veritiere le persone, piuttosto che reality tipo Grande Fratello di... vabbè. Tra i personaggi del salottino, gli strampalati concorrenti che si avvicendano in ogni puntata al programma, secondo Bonolis, è molto più vero di quello che si può vedere da altre parti. Sai che pensandoci, caro Paolino, hai veramente ragione, almeno io la penso così. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate a tal proposito. Parlando però di futuro, gli è stato chiesto se abbia mai pensato al ritiro dalle scene, perché ragazzi, arriva sempre il momento nel quale una persona decide di andare in pensione, quando può permettersi la pensione ovviamente, cosa che non è da tutti ultimamente. Ebbene, pare che il nostro Paolino abbia intenzione di andare in pensione solo quando i figli saranno maggiorenni, non prima. Ma l'intervistatore birichino gli ha chiesto: ma caro Paolo, chi potrebbe prendere il suo posto in TV? Chi è che potrebbe essere il tuo degno erede? Chi? A questa domanda il conduttore ha sorpreso tutti, visto che ha dichiarato che gli piace molto, indovinate un po', Stefano De Martino, che attualmente, vi ricordo, sta ricoprendo un ruolo di giudice nel Strada degli Amici e sta facendo anche un altro programma sulla Rai, adesso non mi viene, mi sfugge il nome. Comunque, praticamente, Bonolis a quanto pare stima molto Steve De Martino, e seppur non ufficialmente, ovviamente, perché sono solo parole, sembra volergli passare il testimone.
benissimo, queste sono le ultime news di Paolo Bonolis, il quale, praticamente avete capito, i reality abbiamo capito che non li sconquiffano tanto più di tanto, no? Considera più reality avanti un altro, e io gli posso anche dare ragione, e stima molto Stefano De Martino, che se ci pensate... Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Secondo voi, Stefano De Martino, che al di là può piacere o non può piacere, però la parlantina ce l'ha, la favela gli funziona bene, no? È dotato di una certa dose di ironia, di simpatia, è capace di prendersi in giro, nel senso, sai che non è detto una minchiata, secondo me. Comunque, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Secondo voi, Stefano De Martino potrebbe essere il degno erede di Paolo Bonolis? E se no... Fatemi sapere chi secondo voi, tra i giovani, tra i nuovi volti della TV, che poi tanto nuovi non sono, chi potrebbe appunto prendere il posto di Paolino Bonolisino un giorno, si spera il più tardi possibile, quando deciderà di non fare più televisione. Benissimo, fatemi sapere qui sotto nei commenti tutto quello che volete farmi sapere, per il resto lo sapete, mettetemi un like sotto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e vi ricordo come al solito di seguirmi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche, ma anche molto 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 di più. Ciao bedazzi! Thank you.